Buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli. Questa è la tradizionale rassegna stampa, oggi è il 7 luglio. Vediamo cosa hanno scritto i quotidiani di oggi in materia sportiva, calcistica e in particolare del Napoli. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che apre con il Selecao, uscita di scena del Brasile dal Mondiale, l'ultima grande attesa che è venuta clamorosamente meno, soprattutto è stato il fallimento di Neymar che verrà richiamato da molti giornali. Spazio anche ovviamente alla trattativa tra la Juventus e il Real Madrid per Cristiano Ronaldo. Il Milan non è più lì, il presidente fantomatico cinese non ha versato i 32 milioni al fondo Elliott. Vediamo adesso che cosa succede. In basso ci sono notizie di altri sport, in particolare di ciclismo. Oggi parte il Tour de France, c'è un'intervista con Nibali, l'ultimo italiano ad averlo vinto nel 2014. E poi c'è il Gran Premio di Inghilterra con Vettel che è stato il più veloce nelle prove del venerdì. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport, Sarri va in aiuto alla Juventus, Higuain fulcro del nuovo Chelsea. Sarri arrivando al Chelsea, ma manca ancora l'ufficialità, ha fatto la nota della spesa e due giocatori richiesti sono Higuain e Rugani. Porterebbero nelle casse della Juventus un centinaio di milioni, quelli che più o meno servono per prendere Cristiano Ronaldo, almeno per rilevare la lista dal Real Madrid, poi ci sarebbe da pagare l'ingaggio. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport, la pagina relativa al Napoli, mezza pagina, Ancelotti ADL, vertice a Capri, tutti al lavoro anche su Benzema. Ieri c'è stato il famoso atteso incontro tra il presidente e l'allenatore del Napoli. Il primo dopo la firma del contratto dello scorso mese di maggio a Roma, si dovevano vedere a Castelvolturno, si sono incontrati a Capri, non si hanno comunicazioni su quello che si sono detti, c'è soltanto un po' di cronaca, vedremo anche sugli altri giornali, sulla giornata del tecnico e sull'incontro col presidente. Si presuppone che abbiano parlato anche di mercato, per la Gazzetta dello Sport l'obiettivo principale resta Benzema, altri giornali vedremo. Hanno altri nomi. E passiamo al Corriere dello Sport. Che bello questo europeo con l'eliminazione del Brasile e dell'Uruguay di ieri, le sei rimaste in lizza, le due semifinaliste già qualificate, cioè Francia e Belgio, più le squadre che si giocheranno oggi quarti di finale sono tutte europee. Quindi questo gioco di parole, che bello questo europeo. In alto Ronaldo con la valigia, la trattativa con la Juventus e poi Jorginho Peppo Sarri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Jorginho, il cui trasferimento era dato per scontato al Manchester City, tanto è vero che il giocatore sotto contratto col Napoli non è stato neanche convocato per Di Maro, non è cioè il futuro di Jorginho non si conosce ancora, si presuppone che il contratto non è stato ancora firmato e può darsi che Jorginho stia aspettando Sarri, perché lo vorrebbe al Chelsea. Vediamo anche questa storia di mercato come andrà a finire. Pagina 6, Sarri Chelsea, Jorginho può essere la chiave. Lo stavamo dicendo prima, Jorginho che dovrebbe essere, era stato dato per certo come allenatore del Manchester City, al momento non ha ancora firmato e potrebbe essere la chiave di volta per arrivare a Sarri, includendo un surplus sull'offerta, quindi Jorginho potrebbe essere pagato 60 milioni dalla Chelsea e andando ad annullare quella che era la famosa clausola per il tecnico azzurro. In basso Ancelotti scampoli di relax, racconta un po' quello che ha fatto Ancelotti a Capri prima dell'incontro con De Laurentiis. Pagina successiva. La pista Lainer è viva, il Salisburgo ha un sostituto, Rose, il calcio gira veloce. Si tratta dell'esterno del Salisburgo, appunto, che è uno dei nomi fatti da Ancelotti come rinforzo per la linea difensiva del Napoli. Fabian Ruiz, Ancelotti mi ha sedotto, centrocampista spagnolo, non vedo l'ora di iniziare. Ed ecco, per quello che riguarda il Napoli, una pagina dedicata alle trattative in uscita, affare Seipec e Frattani. Che cosa vuol dire? Che il Parma ha preso Seipec
Sì, perché dovrebbe essere il portiere titolare della squadra ducale neopromossa in Serie A in attesa del verdetto per lo scandalo degli SMS di Calaiò. E in cambio nella trattativa potrebbe arrivare anche Frattali, portiere ex Avellino lo scorso anno al Parma, che verrebbe a Napoli a fare il terzo portiere. C'è un piccolo problema: Sinpira è stato fatto il nome di Contini, che è un giovane prodotto del vivaio. Se si prende Frattali come terzo portiere, viene occupato uno slot all'interno della rosa dei 25 azzurri che si può consegnare alla UEFA e alla Lega. E viene a mancare un giocatore proveniente dal vivaio. Al momento ci sarebbe solo Insigne. C'è da fare molta attenzione a questo aspetto. Il terzo portiere sarebbe preferibile venisse dal vivaio, soprattutto in considerazione del fatto che adesso va via Sepe e quindi c'è la necessità di occupare questa posizione. Ultima pagina interna del Corriere dedicato al Napoli, si parla di Meret, gioventù al potere. Il portiere titolare del Napoli più giovane di sempre, quantomeno in Serie A, perché in Serie B ad un certo punto nel 2000 con Novellino titolare divenne Coppola, che aveva qualche mese in meno di Meret. Poi però Coppola in Serie A è durato solo 3 partite, ma il suo debutto fu in Serie B. Tutto sport. Facciamo vedere solo la prima pagina, oggi non c'è nessun riquadro del Napoli, peraltro non si parla affatto del Napoli anche nelle pagine interne. Veniamo al Mattino, che ha 3 riquadri di sport in apertura in alto. Il primo parla del Napoli, Ancelotti a Capri, e si è visto in serata con De Laurentiis. Poi ci sta il riferimento ai mondiali con il dramma Brasile. Non è un dramma, è stato semplicemente eliminato solo dai mondiali. Il Brasile è sempre l'attore principale, quando viene eliminato, e capita prima o poi, e si parla sempre di un dramma. Ieri il Brasile ha fatto la sua partita, ha avuto le sue occasioni, la squadra un po' sopravvalutata, soprattutto Neymar, a mio giudizio, comunque è stata eliminata giustamente dal Belgio. Infine il terzo riquadro, calcio e affari, c'è un riferimento particolare alla situazione di Cristiano Ronaldo, che potrebbe approfittare immediatamente del nuovo regime fiscale che c'è in Italia. Con la flat tax dovrebbe andare a risparmiare molto di tasse. Andiamo avanti, Mattino pagina interna, vertice di mercato tra Aurelio e Carletto, e si parla dell'incontro di ieri sera tra De Laurentiis ed Ancelotti a Capri. In basso, per il tecnico relax, calcio in TV in attesa del presidente, e il racconto della giornata di Ancelotti ieri a Capri. Il tempo non era granché, quindi Ancelotti ha preferito seguire in televisione i 2 quarti di finale. Andiamo avanti, e questa è una cosa abbastanza irritante, direi una figuraccia a cui Napoli va incontro. L'ira di Cantone sulle Universiadi, rischio figuraccia. Ce ne siamo occupati anche nei giorni scorsi. C'è il problema dell'allestimento del villaggio olimpico, dove devono essere accolti gli atleti che parteciperanno. C'è una sorta di guerra tra il comune e la regione: chi vuole farlo alla mostra d'oltremare, chi lo vuole fare all'interno di navi nel porto di Napoli. Il rischio a questo punto è che Napoli possa perdere l'opportunità di fare le Universiadi. E difatti, se vediamo un'altra pagina, c'è il piano B della Federazione Internazionale Sport Universitari, e si parla di Kazan o Taipei per non rischiare. Cioè la Federazione Mondiale degli Sport Universitari sta studiando delle alternative qualora Napoli non riuscisse a rimediare a questa situazione. Ed è una cosa veramente allucinante, perché al di là dei ritardi sugli impianti, che ci può stare, che a monte, al momento della presentazione della candidatura, non sia stato preparato un progetto per vedere dove ospitare questi atleti, è veramente una cosa ridicola. Speriamo bene. Vediamo, sotto c'è un'intervista ad Oliva. Si esagera sulla Patrizio Oliva, il campione di boxe, si esagera sulla pelle dei napoletani, non perdiamo questa occasione. Tra l'altro ci sono molti soldi anche per la ristrutturazione degli impianti sportivi che andrebbero persi. Prima pagina di Repubblica Nazionale, non c'è nessun richiamo allo sport. Torniamo all'interno della pagina di Repubblica Napoli. Universiadi, l'allarme di Cantone: se si resta divisi saltano i giochi. Ed è quello di cui parlavamo prima. Sarebbe veramente una cosa allucinante, una figuraccia in mondovisione.
sempre Repubblica, le pagine di Napoli, e Laurentiis e Angelotti, summit a Capri per il mercato, articoli che abbiamo visto anche negli altri giornali, di spalla amichevole di prestigio con Liverpool e Wolfsburg, sono notizie dei giorni scorsi, e il programma di del Napoli per il mese di agosto. Il ritiro a Di Maro terminerà il 30, poi cominceremo con le amichevoli internazionali. Prima pagina del Corriere della Sera, Brasile fuori dai mondiali. Andiamo all'interno e qui c'è un articolo interessante. De Laurentiis tiene in ostaggio Juventus, Sarri e Chelsea. È una storia che abbiamo già parlato, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Non liberando Sarri, De Laurentiis tiene bloccato il mercato del Chelsea e allo stesso tempo tiene in ostaggio la Juventus, perché se Sarri non arriva al Chelsea, non si sbloccano le trattative per Rugani e Higuain, la Juventus è in difficoltà per pagare Cristiano Ronaldo. Vediamo come va a finire. Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina, nessun riquadro sportivo. Pagina interna, Ancelotti e De Laurentiis un giorno a Capri, così Carletto si è preso la scena, il tecnico con moglie e figli è arrivato prima del presidente, a cui si sana poi da Aurora, si è parlato del nuovo Napoli. All'interno un pezzo di mercato, società sempre attiva, si avvicina alla Ineo, suggestione di Maria. Di Maria è il nome nuovo venuto fuori ieri. Altri giornali avevano parlato di Benzema, che non sarebbe stato nuovo, invece il nome di Maria, attualmente al Paris Saint Germain, è il nome nuovo di ieri. Chiusura con la pagina del Mundo Deportivo, Neymar, giornale di Barcellona che dedica l'apertura al proprio ex idolo Neymar, che lo scorso anno è stato oggetto della trattativa clamorosa con il passaggio al Paris Saint Germain. Adesso Neymar, per dire che il mercato di Neymar è stato fallimentare. E con questo chiudiamo l'appuntamento di oggi, l'appuntamento per domani.